Eccoci qua, cari amici, scusate, ma in precedenza ho avuto dei problemi perché, come sapete, qui sui social cambiano spesso un po' di impostazioni, quindi di conseguenza bisogna adeguarsi ad esse. Quindi stavo dicendo, auguri di buon Natale 2021 a tutti. Un Natale che sicuramente vede questo 2021 portare alla conclusione di un anno, diciamo, che sicuramente penso un po' per tutti quanti è andato meglio, virtù di quello che stiamo vivendo ormai dal 2020. Parliamo ovviamente purtroppo ancora noi della pandemia, cosa che proprio in questi periodi che insomma, si dice, gli esperti dicono che il virus si rinforza ancora di più, poi abbiamo questa variante Omicron. E comunque, a parte questo, stavo dicendo appunto sempre prima in precedenza, per quanto riguarda l'aspetto delle soddisfazioni, in questo 2021 ne abbiamo avute molte, abbastanza. Io, per quanto riguarda l'aspetto mio personale, posso dire che per me questo 2021 è stato un anno molto pieno, sicuramente migliore rispetto al 2020, tante attività, tanti progetti, ricordo l'ultimo dei quali, ma non ultimo per importanza, il tirocinio al Bar Caffè Corsaro dell'ex ospedaletto al Dipartimento di Salute Mentale, che vi ricordo è aperto da lunedì al venerdì con anche dei turni pomeridiani. Poi io sono il portavoce del Bar Caffè Corsaro, mi raccomando, venite a provare le nostre cose, infatti abbiamo caffè, ginseng, disane, roba dolce, salata e chi più ne ha più ne metta. Poi d'altronde nella settimana che inizia lunedì io sarò all'ultima settimana di tirocinio presso il bar Caffè Corsaro, quindi venitemi, anzi veniteci a trovare. Oltre al Bar Caffè Corsaro, per me questo 2021 è stato per esempio soggiorno a Torre Canne con il gruppo utenti e familiari esperti, un gruppo misto, siamo diversi per ruoli ma tutti uguali, anche se appunto siamo per importanza chi dottore, chi educatore, chi utente barra paziente, ma l'importante è stare in gruppo, divertirsi e appunto essere un gruppo ben unito, compatto ed affiatato. Poi sono ripresi anche per me gli impegni per quanto riguarda lo sport, il basket. Il basket inclusivo, normodotati e non. Inizieremo all'anno 21 sperando ovviamente in una situazione di contagi meno, diciamo, con numeri minori rispetto a quelli attuali, con ovviamente partite di pre-campionato e poi il campionato e ovviamente anche gli altri miei impegni, per esempio sempre in ambito della pallacanestro, le giovanili, la Fortitudo Trani,
il gruppo sempre di basket over 40 la domenica mattina. Trovate sui miei social per quanto riguarda questo periodo natalizio. Tutti gli strumenti a disposizione di promozione per quanto riguarda il bar Caffè Corsaro, i mercatini natalizi di 7 giorni fa più o meno, poi gli auguri di Buon Natale, videoclip che abbiamo realizzato ieri presso appunto il bar Caffè Corsaro. Cosa posso dire? Ecco, sinceramente devo essere schietto con me stesso e con voi. Questa mattina ho fatto una bella passeggiata con un mio amico. Però forse sarà l'aria, ecco, l'aria, cioè il clima, il tempo un po' insolito di dicembre, che si sa magari è un mese freddo, magari può provocare degli scompensi, ma insomma basta un po' di precauzione e siamo lì. E poi avete visto, sto facendo un po', non ovviamente per superare il livello di Benedetta Rossi, ci mancherebbe, lascio a Benedetta quello che è di Benedetta, ma un po' per, come dire, andare sulla linea d'onda di Benedetta Rossi. Ieri avete visto quella bella immagine, storia su Facebook, post, storia e reel su Instagram del calzone appena sfornato, pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e origano. E oggi della lasagna, direi abbastanza buona. La lasagna è buona sempre, come i maccheroni al forno, soprattutto al giorno dopo, a distanza di 24 ore. Quindi mi raccomando, cerchiamo tutti quanti di proporci al meglio per quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, i nostri tratti belli, ecco, posso dire così per concludere al meglio il 2021 e arrivare a un 2022 in maniera tranquilla, serena, rasserenata, felice, e che sia un 2022 che chissà, magari possa essere l'anno che ci togliamo di mezzo questo Covid. Dipende da tantissimi fattori, però insomma, speriamo, incrociamo le dita, come dice Lino Bembi, e quindi niente, il resto, viva lo sport, viva la vita, godiamoci tutto quello che viene, prendiamo tutto quello che viene, non lasciamo niente al caso. Io vi ricordo in questi ultimi secondi, prima di terminare questa diretta, i miei contatti. Mi trovate su YouTube come Nicola De Lucia, su Facebook Nicola De Lucia, le fanpage Deluxe Corsaro, abbandonato il vecchio nome Deluxe Television, scelto quello nuovo, per promuovere, ripeto ancora una volta, Caffè Corsaro, un nome ed una garanzia. Mi raccomando, venite in tanti a prendervi un buon caffè. Poi anche la paginetta dei pronostici calcio, ma diciamo quella è un po' di tempo, diciamo, la tengo cara cara a lei. Poi
quando mi viene magari il pensiero, ci do qualche aggiornamento. Su Instagram mi trovate come Nicola De Lucia 1994. Bene, io quindi vi saluto. Su YouTube arriveranno degli altri video prima della fine dell'anno, ovviamente senza dimenticare anche quello della, per parlare della card, l'incontro in programma per l'evento speciale pay-per-view nuovo di zecca della WWE Day One, nella notte tra il 1° e il 2 gennaio 2022. Analizzeremo tutto e darò un mio pensiero, una mia opinione, un mio punto di vista. Quindi, cari amici, niente, ci vediamo alle prossime occasioni. Cerchiamo di mantenerci alla tavola, al tavolo, e la combriccola, la compagnia Deluxe vi saluta e vi saluta anche e vi augura di nuovo buone feste natalizie tutto lo staff di Bar Caffè Corsaro. Siamo sempre sul pezzo e deve essere così. Noi ci vediamo alle prossime occasioni, perché mai perderci di vista, dobbiamo aggiornarci sempre. Grazie a tutti e a tutte, ai prossimi appuntamenti, un saluto dal vostro caro Nicola De Lucia Deluxe. Ciao, buon Natale, ciao!